Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video che diciamo riguarda Castle Clash e soprattutto riguarda una domanda che mi sono fatto su Castle Clash. E questa domanda è: perché diamine non nerfano gli eroi e non bilanciano gli eroi in questo gioco? Partiamo con il dire che in tutti i giochi più famosi dove diciamo ci sono eroi o personaggi diversi ci sono i bilanciamenti. Nelle patch che vengono fatte ogni volta vengono sistemate le caratteristiche di tutti gli eroi in modo da avere un bilanciamento e da avere insomma una situazione dove sarà la gestione degli eroi e la scelta di questi a condizionare la vittoria e non diciamo la selezione di alcuni personaggi solo perché questi sono più forti di altri. Perché bisogna bilanciare il gioco? In effetti un gioco bilanciato risulta ovviamente equilibrato e di conseguenza divertente. Il bilanciamento però porta molto lavoro ai programmatori e questo lavoro non è istantaneamente retribuito e spesso questi nerf e queste modifiche agli eroi creano malcontento tra i fan appunto di quell'eroe. Ricordo perfettamente una volta su League of Legends quando nerfarono Miss Fortune, che era il mio AD carry preferito, e da allora praticamente non lo usai più, ma effettivamente io lo usavo proprio perché era più forte e questo non andava bene, quindi ora sono tutti buoni e tutti di nuovo riselezionabili. E questi ovviamente sono tutti motivi per cui bilanciare, cioè rendere il gioco equilibrato e divertente. Mentre perché possiamo fare invece la scelta di non bilanciare un gioco? Perché i programmatori possono decidere di non bilanciare il gioco? Sicuramente per un risparmio economico, i bilanciamenti costano, delle persone devono stare lì a lavorare per ricalcolare tutti quanti i parametri e fare in modo che siano equilibrati. Di conseguenza, nel breve termine, si noterà un vantaggio economico. Non bilanciare potrebbe anche creare un falso divertimento nel breve periodo. Infatti l'individuazione di quell'eroe più forte, di quel champion più forte, potrebbe portarti all'illusione di starti a divertire di più e di aver scoperto un qualcosa che effettivamente può portarti un vantaggio. Però questo ovviamente dura poco tempo, perché se questa cosa rimane, tutti scoprono che questo eroe è più forte, tutti lo usano e si perde totalmente il senso e il significato del gioco stesso. E allora, detto questo, io mi sono chiesto: perché a Castle Clash non bilanciano gli eroi? Ogni volta aggiungono un eroe e non vengono mai toccati quelli precedenti. Mi sono fatto prevalentemente due ipotesi per cui ciò accade. Uno è un pochettino più maligno, diciamo, ed è che tutti quanti gli eroi sono stati già pensati sin dalla creazione del gioco e un po' diciamo come fa la Apple con gli iPhone, vengono rilasciati uno per volta per avere il massimo del guadagno e sono progettati a tavolino esattamente per essere progressivamente, come in una poesia si organizza, le rime, qui si organizzano gli eroi che devono andarsi a counterare l'un l'altro e devono mettere sempre più voglia di essere acquistati. E questa era l'ipotesi un pochettino più maliziosa che mi sono fatto. Mentre la seconda ipotesi è che vogliono risparmiare un sacco di soldi nell'andare a lavorare sul bilanciamento del gioco, quando è effettivamente è molto più semplice aggiungere un eroe più forte e questo ovviamente verrà acquistato e si avrà un'entrata nel breve periodo. In entrambi questi casi secondo me è stata una scelta della davvero pessima nello sviluppo e nel seguito del gioco, da quando appunto ci ho iniziato a giocare nel 2014 fino ad oggi, dove è molto cambiato e adesso ogni strategia che viene usata all'interno del gioco è fortemente, ma davvero fortemente condizionata dall'uscita del nuovo eroe. Quindi non si possono diciamo decidere più tante strategie diverse usando tutti quanti gli eroi, ma si sarà sempre molto influenzati dall'uscita dell'ultimo eroe in questione per avere effettivamente la strategia migliore per vincere, o almeno questo è ciò che accade la maggior parte delle volte. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate appunto di questo argomento e del perché la IGG non ha mai ritoccato i parametri degli eroi. Vi invito anche a lasciare un bel like, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.